quanto schifo! Bella a tutti ragazzi, qui è Trofra che parla, oggi siamo qui con un nuovo video. Siamo tornati con un nuovissimo gameplay su Clash Royale. Ho raggiunto da due o tre giorni i 200.000 iscritti, quindi a parte i soliti e bananissimi ringraziamenti, accompagnerò il tutto con dei video speciali. Devo ancora ben pensare cosa fare, però state tranquilli che arriveranno dei video in particolare comunque dedicati a questa cosa. E per i più attenti di voi già avete visto che ho cambiato la grafica del canale, perché è stato un piccolo regalo da parte di un amico. Comunque spiegherò tutto con calma. Adesso scusatemi se ho un po' di occhiaia, ma ieri sono andato a dormire davvero tardi e stamattina ero abbastanza addormentato. Comunque non siamo qui per parlare di ste cavolate, ma siamo qui per fare un video in cui vi mostrerò un mazzo che mi è stato consigliato da uno di voi, all'interno del quale utilizzerò questa composizione. È un mazzo davvero poco costoso, 3.3 di Elisir, e a me piacciono un casino i mazzi poco costosi, perché sono uno che nella sua ignoranza tende a sganciare le truppe totalmente a caso molto rapidamente, quindi un mazzo che costa poco mi fa davvero piacere. Purtroppo non ho i soldi a sufficienza per portare il domatore a livello 8, che sarebbe un grandissimo vantaggio. Però comunque il mazzo è questo. Adesso non starò qui tanto a parlarvene, perché lo vedrete subito. Ho un baule gigante da aprire, lo apro appena dopo, e ho ancora il baule leggendario. Stavo pensando di tenerlo per l'uscita del cimitero, della pozione, della carta cimitero, che magari posso trovare all'interno di questo mazzo che sta fermentando piano piano. Di questo baule che sta fermentando piano piano. Non lo so, devo ancora pensarci. Comunque adesso daremo un'occhiata a un attacco che ho fatto, che è abbastanza rappresentativo, e poi farò anche un altro paio di attacchi. Ok ragazzi, questo è l'attacco che ho portato, cioè che ho fatto stamattina o ieri, ed è praticamente appunto, come vi ho già detto, abbastanza utile per capire come funziona il mazzo. Praticamente funziona su due combo principali, quella domatore e domatore e truppe piccole, che come vedete mi hanno già portato un danno bestiale se non vengono parate. E dall'altro lato invece di solito attacco contemporaneamente anche con il carissimo boscaiolo e magari altre truppe di supporto. Quindi in poche parole, boscaiolo e domatore si fanno da mini tank, e al tempo stesso dietro ci piazzo potrebbero essere le emorroidi esplosivi, potrebbero essere gli sgherri, potrebbero essere i goblin lancieri, qualsiasi cosa che possa supportarli da dietro. Poi in difesa secondo me è molto molto buono, nonostante sia un mazzo poco costoso, perché c'è la torre inferno che ti protegge dai tank, la palla di fuoco che ti protegge da strega e mago, e poi c'è il boscaiolo che comunque colpisce con molta forza e molta efficacia. Qui avete visto che ho già buttato giù una torre, e ancora una volta con la combo Spear Goblin e Domatore sono riuscito a fargli un male abbastanza grande di 1000 punti vita nella torre a sinistra. Ovviamente questo giocatore non se la sta giocando molto bene. Qui altro attacco che viene parato dalla torre inferno molto molto buona sotto questo aspetto. E poi vabbè, il mazzo è veloce, quindi non siamo entrati ancora nel sudden death, e sono già vedete che comunque è possibile sganciare molte truppe velocemente. Il consiglio che vi do è quello di sganciare davvero tante truppe in maniera continuata, così da non permettergli di fare le combo e di usare le carte più costose, perché se inizia a mettere giù carte costose come gigante royale, scintilla, tutte quelle robe lì, la torre inferno non basta, quindi fate davvero fatica. Qui penso che mi abbia fatto un po' di male, adesso non mi ricordo bene, sì, infatti vedete che mi fa un po' di male, e però nonostante ciò adesso ho piazzato la torre inferno, non mi ricordo giusto perché, visto che non era proprio utile. In ogni caso vedete la sua torre è rimasta 200, noi in difesa ci stiamo barcamenando bene, abbiamo trovato un avversario che utilizza un mazzo che è facile da sconfiggere. Qui ancora una volta combo domatore e Spear Goblin. Gli Spear Goblin colpiscono da lontano le guardie, quindi ne fanno giù una o due. Il domatore va easy, e poi qui vabbè, la partita ormai era praticamente finita. L'avversario penso che neanche più abbia risposto. Ecco, se ha risposto sicuramente non è stato incisivo, perché li ha sganciati anche nella parte secondo me sbagliata. Ma non era facile salvarsi, perché comunque il domatore fa, e il domatore, anche il boscaiolo fa un danno pazzesco. Detto questo, non ci resta che provare il mazzo, quindi tentiamo l'impossibile, andiamo alla battaglia e vediamo un po' come si comporta.
Sono andato in Arena 7 perché ho fatto un po' di esperimenti, non solo con questo mazzo, ma con altri mazzi che mi avete consigliato. Quindi potrei portare anche dei video degli esperimenti. Poi, però, ci sono dei mazzi davvero scrausi, quindi preferisco evitare di perdere trofei random. Comunque, qui vedete che c'è la combo domatore e spiriti di fuoco. Lui usa la strega, quindi la strega non fa un forte danno e noi possiamo fargli del male invece. Ora scusatemi, ma sto giocando da computer, quindi faccio grande fatica tutte le volte a giocare da computer. Adesso usiamo qui, vedete che il carissimo boscaiolo riesce a fare un grande danno anche lui. E poi gli andiamo con il goblin lancieri, così se usa gli sgherri noi riusciamo a fargli del male. Purtroppo usa le frecce, ma un paio di colpi è riuscito a tirarglieli. Un paio di colpi del boscaiolo sono davvero potenti. Io all'inizio avevo detto che era una carta non molto forte, che serviva solo quando moriva, ma mi sbagliavo. Ora scusate, ma qui devo difendermi, altrimenti il minatore mi fa dei danni seri. E adesso andiamo ancora con le hemorrhoids e andiamo ancora col domatore. Vediamo che truppe ha. Qui potevo anche evitare di sganciare così tante truppe, perché sono rimasto un po' assente in difesa. Ma tutto sommato la strega mi targetta il domatore, quindi stiamo andando abbastanza easy. Allora, più si sale, più questo mazzo diventa difficile da usare, soprattutto, come vi ho detto, quando vi trovate contro dei mazzi che hanno come si dice, che fanno utilizzo di truppe. Adesso usiamo anche qua, prima che si colpisca, che fanno utilizzo di truppe con un alto costo, perché è così, cioè un mazzo che fa fatica con delle truppe che hanno così poca vita, si fa davvero fatica. Però nonostante ciò resta comunque un buon mazzo per scalare, e non dico che faccia schifo nelle arene più basse. Ora qui ci sta facendo un po' di male. Ok, palla di fuoco. La palla di fuoco è utile contro... oh, ma questo qui continua con sto barile di merda, che mamma mia, mi ha già rotto le palle. No, no, no. Ecco, il barile mi sta facendo del serio male. Ok, per fortuna lui va da questa parte, quindi possiamo andare con... Ora sgancerà la strega, no? Ha sganciato quel tizio lì che fa del male serio. Però, tutto sommato... Ok... Per fortuna che la palla di fuoco ci aiuta anche in queste situazioni. Vabbè, questo qui glielo lasciamo buttare giù, tanto abbiamo Log Rider pronto a partire. Lui usa il minatore, noi abbiamo, nonostante lui ci attacchi col minatore, abbiamo i nostri carissimi, come si chiama, i nostri carissimi goblin dietro, che fanno del serio male. Quindi ora vediamo se riusciamo a buttargli giù. Non penso, vabbè, si termina qua, abbiamo buttato giù una torre. Secondo me è davvero buono questo mazzo, non fa per tutti, fa soprattutto per le persone a cui piace sganciare truppe random velocemente, così in massa. Ora passiamo al secondo match. Voi ditemi cosa ne pensate, proponetemi altri mazzi che possono essere poco costosi, tanto costosi, qualsiasi mazzo pensate. Tutte le volte ve lo chiedo e tutte le volte io cerco di leggere i commenti. Andiamo ancora con la combo Spear Goblin Domatore. Stavolta lui si protegge bene perché ha il carissimo Miatant, però il carissimo stronzetto qui del porco schifo. Vediamo se riusciamo a difenderci così. Ok, la torre inferno gli sta facendo anche del serio male. E noi abbiamo il nostro bellissimo coso lì, boscaiolo, che gli è riuscito a tirare 2/3 colpi. Comunque vedete che noi siamo ancora rimasti intoccati. Però lui invece ha già perso quasi 1000 punti vita, da quanto ne so. Ok, qui dovrei distinguere un po' meglio. Torre inferno qua. Vediamo se la torre inferno riesce nel suo intento. Ok, ora di là non so come ho fatto, gli ho fatto del male e ha perso altri 300 punti vita. Sinceramente non riesco a capire nemmeno io il perché. Questa torre inferno l'ho sganciata lì vicino, perché altrimenti me l'avrebbe colpita subito il tizio lì e non avrei avuto il tempo. Comunque proviamo un'altra combo che può risultare forte, che è la combo questa qua, che è la combo Og Rider e coso qua. Purtroppo ci ha spinto dietro quel bagarospo lì e non... Ok, un colpo gliel'abbiamo tirato, un colpo però non è affatto abbastanza. Ok,
Torre d'inferno qua, così attiriamo il tizio. Vabbè, i nostri bellissimi. Ha sganciato anche male la cosa qua, la pozione, la zap, quindi vediamo se riusciamo a fargli un po' di male qui. Perfetto. Ok, è passato a 400 di vita e noi andiamo ancora con la nostra combo con il boscaiolo. E il boscaiolo riesce ad abbattere la Valchiria di solito, a meno che non abbia tanta vita come qua. Perfetto. Come non detto. Ok, dai, che qua ci sta facendo del male. Andiamo con il boscaiolo. Vedete che il boscaiolo è una carta davvero, davvero valida. Però qui ci sta facendo del serio male, perché sta sganciando una serie di truppe. Vedete che contro truppe che hanno tanta vita, il nostro mazzo fa fatica. Però noi con calma, non abbiamo fretta. Spezziamo qua. 5, 6, perfetto. Andiamo col domatore. Se il domatore gli riesce a tirare un colpo, noi siamo a cavallo. Ok, il domatore glielo tira un colpo e noi siamo a cavallo, perché abbiamo la palla di fuoco. E ovviamente la partita termina qua. Molto, molto, diciamo, difficile sul finale. Mandiamogli anche un bel pollicione in su. Però tutto sommato siamo riusciti a fargli anche fargli vedere chi comanda. Ora ragazzi, dato la fare tutto, spero che il video vi sia piaciuto. Lasciate un bel mi piace. Siamo anche ritornati su nell'arena di ghiaccio dopo i vari esperimenti falliti. E lasciate un bel pollice su. Fatemi sentire il vostro supporto, perché siamo arrivati a 200.000 e voglio sentirvi davvero in maniera potente. Fatemelo sentire in qualsiasi modo, anche con i commenti, anche scrivendomi qualsiasi cosa. Detto da fare tutto, mi auguro che il video vi sia piaciuto e ci vediamo. Scusatemi. Prima mi sono dimenticato di aprire il baule gigante, quindi apro adesso. E abbiamo un baby dragon, cucciolo di drago. Abbiamo golem di ghiaccio ed infine spiriti di fuoco. Ecco, non volevo chiudere il video senza aprire il baule gigante, quindi adesso l'avete visto.